una gita sulle Alpi, interrotta improvvisamente da un cane libero e apparentemente aggressivo. Quando tentano di passargli davanti, il cane reagisce più intensamente. Il motivo? Questo cane sorveglia un gregge di pecore. È un cane da protezione delle greggi. Ciò che sembra carino, invece, ha uno scopo. Questi cuccioli saranno addestrati per diventare cani da protezione delle greggi. Ancora più precisamente, sono nati per esserlo. I cani nascono già tra le pecore o le capre, crescono in mezzo al gregge e sviluppano un rapporto di fiducia con le persone di riferimento e a 2-3 mesi iniziano il loro addestramento. Già nel corso di quest'estate o in autunno verranno introdotti nelle grandi greggi di pecore. Da loro ci aspettiamo che proteggano le pecore in modo affidabile e che osservino ciò che succede intorno al gregge. Il comportamento protettivo nei confronti delle pecore è in gran parte istintivo. Il cane da protezione delle greggi fa parte del gregge stesso. Il suo compito è di scacciare nemici naturali. Lupi e orsi stanno ritornando in Svizzera, mentre le linci sono state reintrodotte decenni fa. Invece di richiedere l'eliminazione di lupi e orsi, gli allevatori puntano sempre più sui cani da protezione. Lavoro con cani da protezione delle greggi perché sono un mezzo naturale per proteggere le mie pecore dai predatori. La natura ci fornisce quello di cui abbiamo bisogno per proteggere le nostre greggi, dal momento che è la natura stessa che ci ha riportato i lupi. In Svizzera vengono impiegati circa 200 cani da protezione delle greggi e questo numero è destinato ad aumentare ogni anno. Questo porta a situazioni simili a quella che abbiamo visto all'inizio. Escursionisti o ciclisti si imbattono in un cane da protezione che difende il suo gregge. In situazioni del genere bisogna attenersi ad alcune regole. Se un cane da protezione vi viene incontro abbaiando, rimanete calmi. Se siete in bicicletta, scendete. Il cane da protezione delle greggi non si fa respingere. Difende il suo gregge finché lo pensa in pericolo. Se il cane da protezione delle greggi non si tranquillizza anche se mantenete la calma, allora indietreggiate. Appena sarete abbastanza lontani dagli animali, il cane rimarrà immobile e vi osserverà. Se il cane si tranquillizza o si ritira, aggirate il gregge ad una distanza adeguata. Se il gregge è sparso e quindi è impossibile aggirarlo, provate a passare tra gli animali senza disturbarli. Se il cane non ve lo permette, tornate indietro. Se passate attraverso il gregge, il cane vi seguirà. Rimontate in bicicletta quando vi trovate ad almeno 50 metri dal gregge. Il cane da protezione delle greggi reagisce più aggressivamente in presenza di predatori ed altri cani che di fronte a persone. In caso di escursioni in zone con greggi protette, è vivamente sconsigliato portare con sé cani da compagnia. Se vi ritrovate involontariamente con il vostro cane in un gregge protetto, prendetelo al guinzaglio. Non cercate mai di attraversare un gregge protetto con il vostro cane da compagnia, bensì aggiratelo facendo il giro più largo possibile. In caso di dubbio, tornate sui vostri passi. Per esempio, se riconosce un predatore, abbaia con tutte le sue forze per cercare di scacciarlo e ci riesce quasi sempre. Infatti, gli animali selvatici non rischiano una battaglia in cui possono perdere molta energia e forse addirittura la vita. Pretendiamo che il cane sorvegli e non che sia aggressivo verso le persone. Però se appare un predatore, di qualsiasi genere, pretendiamo che il cane protegga il gregge. Se le persone si comportano come indicato sul cartello informativo, non ci sono problemi. Questo non vuol dire che non possano occorrere incontri spiacevoli. Chi ha paura dei cani dovrebbe evitare i cani da protezione delle greggi.
Le zone di impiego di tutti i cani da protezione dell'egregio in alpeggio sono riportate su una cartina interattiva online sul sito protezionedellegregi.ch, uno strumento utile alla pianificazione di gite. Chi rispetta le regole non contribuisce solo alla propria sicurezza, ma anche a quella delle greggi nelle Alpi. La loro sopravvivenza dipende infatti dalla protezione efficace fornita dai cani addestrati.